Manfredonia News incontra i rappresentanti dei venditori ambulanti di Manfredonia che proseguono la loro protesta in attesa della sentenza del TAR che metterà fine, diciamo, alle polemiche da parte istituzionali e da parte proprio dei consumatori. Cosa volete dire a riguardo? Perché questo incontro qui a Manfredonia? Io credo che oggi l'incontro sia la dimostrazione di quanto elevato sia stato il livello di civiltà rispetto a tutta una serie di iniziative che sono state poste in essere, tra l'altro in un clima molto molto delicato, perché qui si tratta di perdere giornate di lavoro e questo di questi tempi è veramente un dramma. Oggi a Manfredonia, per dare un'ulteriore dimostrazione che, a parte l'aspetto legato alle procedure legali, a parte l'aspetto legato alle procedure sindacali, oggi qui c'è un aspetto umano. Questi sono gli ambulanti che incontrano la gente di Manfredonia. Venire qui oggi non è una sfida. Qualcuno se lo tolga dalla testa se volesse strumentalizzare questa nostra venuta di oggi. Noi non stiamo sfidando nessuno, noi stiamo sfidando la civiltà. Per cui oggi noi siamo qui, discuteremo anche animatamente, perché è normale che gli animi dopo un po' di tempo diventino animati, ma oggi questa nostra assemblea deve essere percepita per il valore che ha l'incontro umano tra cittadini e ambulanti del mercato. Se riusciamo a capire che questa battaglia di civiltà nasconde anche un aspetto umano, un rapporto che si è creato di rispetto, non di quelle cose che qualcuno ad arte vuole costruire, un rapporto di rispetto tra i consumatori e tra i commercianti che da decenni vengono a Manfredonia. Chi vuole distruggere questo rapporto umano avrà la colpa non di aver distrutto il mercato, ma di aver distrutto tanti anni di costruzione di un rapporto civile. Attenzione a queste cose, perché adesso siamo oltre la politica, siamo oltre i rapporti e gli scontri interpersonali. Qui è in ballo una questione di civiltà e io lancio un ultimo appello all'amministrazione comunale. Al di là di come andranno le storie, TAR o non TAR, non ci interessa più di tanto, perché anche se dovessimo vincere ci siederemo al tavolo, stia tranquillo il sindaco, noi non sventoleremo bandiere, noi ci siederemo a quel tavolo perché vogliamo concludere una questione che riguarda il popolo, per cui da questo punto di vista ognuno si assuma le sue responsabilità, non distruggiamo quello che abbiamo costruito in tanti anni. Ad oggi qual è l'atteggiamento istituzionale rispetto a questa storia? C'è un atteggiamento di attesa di una sentenza che non so quanto valore poi possa avere, nel senso che avrà chiuso una storia ma lascerà comunque aperta una questione che deve essere risolta. Per cui avevamo sperato fino all'ultimo momento un'apertura da parte dell'amministrazione comunale per dire abbiamo provato, non c'è più bisogno di provare, i danni ce li abbiamo, la popolazione ha dato un forte segnale, perché perseverare in questo atteggiamento? Questo abbiamo detto, sediamoci e ricominciamo, perché i problemi del mercato in via Scaloria sono appena cominciati e non li abbiamo ancora verificati, perché non hanno ancora provato ad operare in quell'area. E vi diremo di più, quello che è accaduto a Rione Tamburri, dove purtroppo c'è stata una situazione molto simile a quella di Manfredonia come sito archeologico, noi non vogliamo che succeda questo, noi non abbiamo chiesto a Manfredonia di vedere l'idoneità di quell'area, di fare dei sondaggi del sottosuolo, non vogliamo strumentalizzare su queste cose, vogliamo risolvere i problemi, prima la giornata e poi vi assicuriamo che staremo ogni giorno qui per risolvere i tanti problemi di quel mercato. Se poi c'è un'altra strategia, se poi il mercato dà fastidio alle nuove grandi strutture che la Regione Puglia ha previsto in questo territorio, i nuovi ipermercati con la nuova legge regionale che si apriranno qui, il mercato di Manfredonia vi garantiamo che in ogni caso non morirà. Per cui anche i signori dei grossi gruppi, delle banche, dei poteri economici stiano tranquilli che il mercato a Manfredonia non muore. Comunque alla base ci sembra che da parte vostra ci sia la volontà di interagire.
come ha appena detto, qualunque sia l'esito della sentenza, comunque la volontà di interagire, quindi una volontà anche alla cooperazione, non alla chiusura, un tavolo d'intesa. Vogliamo un tavolo d'intesa e per questo motivo siamo anche qua. Se lei fa una ripresa anche a tutti coloro che stanno, adesso la facciamo. Il sindaco si renderà conto che stiamo qui perché non so se lui non poteva, non si sentiva bene, però vogliamo un incontro anche per dire tutto ciò che non è stato detto, che forse si sono definite altre discussioni che noi non abbiamo mai messi per piedi. Vogliamo solo creare un'intesa con Manfredonia, okay, e vogliamo dimostrare la nostra civiltà nei riguardi di tutta l'assessorato. Io vi qui anche questa riunione a Manfredonia, da questo discorso detto dalla mia, perché il sindaco ci ha accusati di fare le riunioni solo a Barletta, invece noi le facciamo a Barletta, le facciamo a Trani, le facciamo ad Andri, le abbiamo fatte a Biceglie ed ora anche a Manfredonia, per far vedere che noi vogliamo un tavolo aperto a tutti i discorsi possibili e immaginabili, non la chiusura di un provvedimento dettato soltanto dal sindaco. Io vi ringrazio, siete stati gentilissimi e diamo anche la possibilità, speriamo bene. Speriamo bene.